Oggi si parla di pastelli ad olio Carandash. Salve ragazzi e ragazze, benvenuti in una nuova puntata delle recensioni oneste di Antonio. Come avrete intuito dal titolo di questa rubrica, io mi chiamo Antonio Pace e sono un artista autodidatta. Qualora non mi conosceste, vuol dire che vi siete persi la mia precedente ospitata qui sul canale di Momarte. E se vi stuzzica l'argomento pastelli secchi, la trovate qui su nel box. Oggi sono tornato qui per parlarvi sì di pastelli, ma di pastelli ad olio in questo caso, i neopastel di Carandash. Sarà sì una recensione, ma non proprio come la precedente. Sarà una prima impressione, anche se approfondita per quanto possibile, in quanto questa è la mia prima esperienza con i pastelli ad olio. Non li ho mai utilizzati prima. Di conseguenza, chiunque abbia esperienza con questa tecnica, con questo medium, ed abbia suggerimenti, consigli, approfondimenti, siete benvenuti nella sezione commenti per arricchire sia me che chiunque sia qui a fruire di questo contenuto. Ma iniziamo a parlare del prodotto in questione. I pastelli ad olio sono colori in stick cilindrici costituiti normalmente da pigmento ed una miscela di cera ed olio come legante. Differiscono da altri tipi di pastelli per proprio la presenza di quest'ultimo elemento, e cioè l'olio. Anche la presenza di olio potrebbe farvi pensare ai colori ad olio veri e propri o ad altri prodotti simili, ma non sono esattamente la stessa cosa. È un medium che non secca mai e quindi per una corretta conservazione può essere utilizzato un fissativo o comunque una incorniciatura adeguata, sostanzialmente facendo in modo che il vetro non sia a diretto contatto con la superficie pittorica. Questo tipo di pastelli sono utilizzabili su una vasta varietà di supporti: carta, legno, tela ed addirittura velluto, cuoio e vetro. Carandash è produttrice di pastelli da diversi decenni ed ha ideato questi neopastel quasi 40 anni fa. Ciò fa presupporre una grande stabilità nella formulazione e del prodotto di conseguenza. Sono disponibili in 96 tinte e il box che ho provato io, oggetto di questa prova, è il box contenente 24 tinte. Non appena presa in mano la confezione, ho notato subito la grande solidità del packaging, costituita da un cartone davvero solido e rigido. Molto intelligente il posizionamento di una spugna all'interno del coperchio della scatola. Questo fa sì che i pastelli rimangano in posizione anche qualora li si volesse portare in giro, evitando così il rischio di romperli. E lo dico perché li ho portati in zaino con me in una giornata di pittura en plein air, insieme a palette, insomma, stress test da questo punto di vista superato. Altra cosa che ho trovato molto intelligente è il posizionamento del codice colore sulla carta che avvolge il pastello, e precisamente nella parte finale del pastello. Io mi sono trovato sin da subito ad avere la necessità di scoprire il pastello da questa copertura cartacea, ed il posizionamento del codice in quella parte del pastello fa sì che sia disponibile e leggibile fino alla fine della vita del pastello stesso. Questo, nonostante sia un dettaglio trascurabile assolutamente, però è una scelta che mi è piaciuta. Ma parliamo delle tinte. Questo set non è pensato per una finalità specifica e di conseguenza la varietà di quelle disponibili in questo set è abbastanza buona e ben pensata, con a mio avviso un bel equilibrio fra le tinte calde, le tinte fredde, alcune terre e la graditissima, a mio avviso, presenza di due grigi di luminosità differente. Io ho realizzato diversi dipinti su diversi tipi di carta: qualche ritratto, lo studio di una mano, un botanico totalmente fuori dalla mia comfort zone, e sin da subito è stata palese la morbidezza e la pastosità di questi pastelli. In tutte le realizzazioni è stato molto semplice ottenere sfumature morbide e graduali. Anche la mescolanza di due o più tonalità per ottenerne una intermedia è stata tutt'altro che difficoltosa.
Sta andando infatti strati leggeri di più pastelli per poi andarli a miscelare insieme con le dita o con altri strumenti che possono essere sfumini, cotton fioc, rende possibile l'ottenimento delle tonalità desiderate con sufficiente tranquillità e facilità. Rispetto a questo argomento sono a mio avviso utilissime le tonalità grigie presenti nel set. Mi sono trovato ad utilizzarle molto di frequente, specie nello studio della mano, per spegnere delle stesure un po' troppo sature o per ottenere delle tinte neutre più o meno calde. Parlando del segno, in generale quello ottenibile con questi pastelli è abbastanza versatile a mio avviso. Con vari livelli di pressione infatti si riesce ad ottenere un effetto man mano più materico. In merito a questo ho trovato che questi pastelli risultassero più pastosi con l'aumentare della temperatura. In giornate più calde o dopo averli utilizzati un po', quindi avendo ricevuto il calore delle mani, si riusciva a mio avviso a rilasciare più materia sul supporto, di conseguenza ottenendo dei risultati materici o di coprenza che erano al massimo delle potenzialità di questi pastelli per l'appunto. Piccola parentesi per quanto riguarda un paio di tecniche che è possibile eseguire con questi pastelli. La prima riguarda un certo effetto materico. Questi pastelli infatti possono essere prelevati ed applicati al supporto anche direttamente con l'ausilio della spatola, ottenendo un effetto molto simile a quello che si può ottenere utilizzando questo stesso strumento ma con altre tecniche. La seconda tecnica è quella dello sgraffito, graffiato, l'ho sentita chiamare in diversi modi. Sostanzialmente la tecnica che grazie alla coprenza e alla pastosità di questi pastelli, graffiando con uno strumento sufficientemente rigido le stesure più superficiali in una zona con una sovrapposizione di più strati, permette di far affiorare le stesure più profonde ottenendo degli effetti grafici molto interessanti. Io non ho integrato queste tecniche all'interno dei dipinti che ho realizzato finora, perché semplicemente si allontanano abbastanza dal mio modo di dipingere e quindi parere personalissimo ed inerente al mio modo di avvicinarmi ad una nuova tecnica, penso che possano far parte di una fase di studio e sperimentazione successiva a quella del primo approccio. Ma torniamo a questi pastelli. Li ho trovati davvero brillanti ed in media molto coprenti. Alcuni di più, altri leggermente meno, ma qui subentra lo stesso discorso che ho fatto per i pastelli secchi. Dipende dalle caratteristiche dei pigmenti stessi e il fatto che queste caratteristiche si notino è un fattore molto positivo ed è sinonimo di qualità, secondo me. In definitiva, nonostante io non abbia provato altri brand e tipologie di pastelli ad olio, questi pastelli Carandash mi sono sembrati davvero un ottimo prodotto in grado di restituire risultati davvero davvero ottimi. Ma ora passiamo ai supporti che ho utilizzato con questi Neopastel. Io in questi test ho utilizzato supporti per lo più cartacei, nello specifico un blocco Oil Pastel Pad di Sennelier, un blocco Canson Mixed Media, un blocco Strathmore ed ho provato a utilizzare anche un foglio del blocco Angre, che in realtà è pensato per il pastello secco o più in generale per tecniche secche. Ma partiamo con il primo che ho nominato, il blocco Oil Pastel Pad di Sennelier. La tonalità dei fogli è bianca, di un bianco molto candido, in formato 16x24 cm, contenente 12 fogli di 440 grammi su metro quadro. Questo blocco l'ho portato con me in zaino nella giornata in montagna che vi ho nominato prima. Molto pratico secondo me per vari motivi. Per prima la rilegatura a spirale, facile da riporre e da aprire in qualsiasi contesto. Secondo motivo, il formato abbastanza ridotto, comodo da mettere in zaino senza aver la paura di rovinare gli spigoli a causa di un prolungato trasporto. Altra cosa che rende questo blocco molto comodo ed è una caratteristica apprezzabile in egual maniera anche in formati di questo blocco più grandi e anche quando questi rimangono in studio,
studio ed è la presenza di un foglio di carta velina fra un foglio e l'altro di questo blocco. Molto utile per evitare che i vari elaborati si rovinino nel trasporto o nella conservazione qualora li si decida di lasciare nel blocco stesso. Per quanto riguarda la grammatura, la ritengo, a mio gusto personale, molto adatta. Il pastello ad olio penso che sia una tecnica un po' più fisica, concedetemi il termine, rispetto al pastello secco. Bisogna applicare un po' più di pressione con il pastello con le dita per saturare in una certa maniera la carta. Stessa cosa per ottenere un tratto materico o anche per sfumare due o più colori insieme. Insomma, una carta con un po' più di sostegno a me personalmente non dispiace affatto. Ciò non vuol dire ovviamente che sia una caratteristica necessaria per l'utilizzo di questi pastelli, anzi, come dicevo già prima, la tonalità di questa carta è di un bianco davvero candido. Ciò fa sì che le tonalità stese rimangano al massimo della loro brillantezza. Ma passiamo alla caratteristica che a mio gusto è quella che ha la maggiore importanza nella valutazione di una carta con l'utilizzo di questo medium pittorico, perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza e la mia impressione durante i test che ho eseguito con questi materiali. E parlo della texture. Quella di questa carta è davvero leggera e secondo me adatta all'utilizzo con i Neopastel. Le stesure eseguite su questa carta sono risultate davvero di facile esecuzione, così come le varie mescolanze e sfumature fra colori diversi. In sostanza, mi è piaciuta davvero molto e da tutti i punti di vista la ritengo una carta promossa con l'utilizzo di questi pastelli. Molto somigliante nell'utilizzo è secondo me la Canson Mixed Media, blocco di carta in cellulosa per tecniche miste, formato A4, contenente 30 fogli da 250 grammi su metro quadro. La tonalità è sempre bianca, anche se in questo caso è meno candida e un po' più tendente all'avorio, e anche in questo caso le tinte stese rimangono davvero brillanti. Le sensazioni e i risultati sono molto simili a quelli ottenuti con l'oil pastel pad di Sennelier. A differenza del fatto che bisogna conservare a dovere le opere finite, non è indicatissimo lasciarle nel blocco, in quanto c'è il leggero rischio di sporcarle, specie nella parte posteriore, a causa della mancanza del foglio di velina fra un foglio e l'altro. Grazie alla texture molto discreta e simile alla carta Sennelier, anche in questo caso mi sono trovato di fronte a un prodotto che, con l'utilizzo di questi pastelli, ha restituito risultati davvero buoni e si comporta in sostanza in maniera più che buona secondo me. Ma andando avanti, uno dei risultati che più mi ha soddisfatto nel risultato e nell'esecuzione durante i test di questi pastelli è stato lo studio della mano, che ho eseguito su un blocco Strathmore da schizzi color ocra, grana media, contenente 50 fogli da 118 grammi metro quadro. Il formato di questi fogli è 22,9 x 30,5 cm. Nonostante la dicitura grana media, ho trovato che la texture di questi fogli sia davvero poco accentuata e per questo ho trovato l'utilizzo di quest'ultimi davvero piacevole. La grammatura è inferiore rispetto alle carte che già vi ho descritto, ma basta prendersi cura del risultato finale per far sì che quest'ultimo non ne risenta. La tonalità è diversa dalle precedenti carte, la tonalità della carta influenza il risultato finale, ma essendo in questo caso una tonalità sì terrosa ma abbastanza chiara, le tonalità stese non vengono assolutamente influenzate o spente dalla caratteristica di questa carta. Anche qui la velina non è presente fra un foglio e l'altro, ma è assolutamente comprensibile in quanto è un blocco da schizzi, non specificatamente pensato per il pastello ad olio. Nonostante questo, la resa di questi Neopastel su questa carta mi ha soddisfatto. Anzi, probabilmente dovessi scegliere un blocco da portarmi in un ipotetico viaggio, questa potrebbe essere una buona scelta, sia per quanto riguarda la resa dei pastelli su questo tipo di carta, sia per quanto riguarda il numero di fogli contenuti nel blocco stesso.
Ultima carta che ho provato con questi pastelli è una carta che non è pensata specificatamente per i pastelli ad olio. Parlo della Hungry di Clairefontaine, di cui ho parlato anche nel video scorso. Io poi ho deciso di scegliere il foglio più distante dalle carte che già ho testato, sia per quanto riguarda la texture che per quanto riguarda la tonalità della carta. Ho provato a realizzare una natura morta di un melograno su una carta nera con una grana abbastanza presente. Questa scelta ha fatto sì che sia la stesura delle tinte che la saturazione della texture sia stata un po' più difficoltosa. Inoltre, le tinte, come è normale che sia, sono risultate un po' più spente e un po' più scure, almeno all'inizio, dove lo strato pittorico non era sufficientemente spesso da coprire il tono scuro della carta. Una texture più presente che con i pastelli secchi ci dà una mano, qui ci mette un po' più in difficoltà, secondo me. I risultati sono comunque apprezzabili e questa carta è comunque utilizzabile con i Neopastel, ma secondo me è più indicata se si volesse ottenere un certo tipo di effetto un po' più ruvido, per così dire. Sicuramente scegliendo un foglio Angre meno texturizzato e più chiaro, le criticità riscontrate con questo foglio nero verrebbero di molto attenuate. Ma arriviamo alle conclusioni. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da questi pastelli ad olio Caran d'Ache Neopastel e dai risultati che si possono ottenere da essi. La qualità mi sembra davvero ottima e la varietà di tinte presenti nel set mi sono sembrate davvero ben studiate. Sono capaci di una buonissima versatilità ed è davvero gratificante utilizzarli, avendo una sensazione, a mio modo di vedere, quasi a metà fra il dipinto ed il disegno. Riguardo a questo, una cosa che non ho menzionato in precedenza è la possibilità di utilizzare questi neopastel in simbiosi con i colori ad olio e la caratteristica di essere diluibili con i solventi che si utilizzano con i colori ad olio, per l'appunto, come può essere una trementina o altri solventi in odore. Questa cosa apre tante altre possibilità espressive ed accende ancora di più da parte mia l'interesse verso questo medium e la voglia di studiare più in profondità le possibilità che quest'ultimo ci concede. Questo tipo di pastelli sono dei pastelli di fascia alta, quindi i Neopastel sono un prodotto professionale. Di conseguenza, ha una qualità alta, si accosta a un prezzo non proprio contenuto, ovviamente. Così come per tutti i tipi di prodotti di belle arti, per tutte le tecniche, qualora vi sentiste incuriositi da questa tecnica, ci sono soluzioni anche più economiche. La qualità si abbassa un po', ma è comunque una qualità sufficiente per muovere i primi passi all'interno di una nuova tecnica che non si conosce. Le carte testate in questo video mi sono sembrate tutte di buona qualità. Questo per i motivi che già vi ho elencato, grazie alla texture davvero leggera di queste carte e alla tonalità bianca o comunque chiara delle carte che ho testato. La domanda che mi pongo ogni volta che provo un nuovo medium per capire se mi ha soddisfatto è la seguente: ho voglia di utilizzarla ancora? In questo caso la risposta è sì, assolutamente. E spoiler, già sto valutando di acquistarne altri. Detto questo, penso sia tutto. Ringrazio di nuovo i ragazzi e le ragazze di Momarte per la splendida accoglienza sui loro social e sul loro canale. Spero che questo video, prima impressione, vi sia piaciuto o vi sia stato utile per valutarne l'acquisto. Qualora vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale come al solito. Io ringrazio voi per essere arrivati fino a questo punto del video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!